Coppa Antonin Šveva, campionato tra 5 squadre dell'Europa centrale. Vince la squadra che al termine degli incontri ha totalizzato più punti. Colleghiamoci adesso con lo stadio per la diretta della partita. Riflettori puntati su Luka Modric. È uno dei protagonisti più attesi, attuale capocannoniere del campionato. Vedremo se oggi aumenterà il bottino personale. Siamo in casa oggi, in Italia, in un match con lo stadio tutto esaurito. Piero Gipardo vi dà il benvenuto. Un saluto anche a Lele Adani. Squadra a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica. Sfida che mette contro Italia e Croazia. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo. E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Questo è l'11 con cui inizia il match da Croazia. Luka Modric insieme a Kovacic, coppia di centrocampo. E due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Occhio a Kramaric da lì. Occasione già nei primi minuti. Hanno messo subito in chiaro le cose, Pier. Sono qui per vincerla. Ecco il replay. Rivediamo l'opportunità che ha avuto in precedenza. Modric cerca il tiro da lì, tentativo che trova le mani del portiere, intervento comodo per lui. Attenzione perché è solo, sale la bandierina e questo è chiaramente fuori gioco. Probabilmente non ha visto dove erano i difensori e ha pensato solo ad andare sulla palla, sfuma l'azione d'attacco. L'arbitro fischia alla fine di questo primo tempo, risultato di parità. Dal miglior attacco del campionato ci aspettavamo decisamente di più di questo scialbo 0-0. Chissà che non possano sbloccarsi e vincerla nella ripresa. Squadra in campo per i secondi 45 minuti, una partita che fin qui è stata assolutamente avara di emozioni e non ha regalato spettacolo, Lele. Emozioni col contagocce, sono d'accordo con te, Pier. I tifosi protestano e ne hanno tutte le ragioni. Spettacolo fin qui nettamente inferiore alle aspettative. Sono tre i cambi fra gli azzurri. Cercava il gol, ma il pallone termina fuori. Pessima, pessima punizione, Pier. Zero precisione, così non fa, dai. Avanza la caccia nel gol partita. Ha letto molto bene la traiettoria. Si riparte con il calcio di punizione per gli azzurri. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Di Lorenzo. E c'è il gol che cambia tutto, sono avanti adesso a poco dal termine. Una doccia gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione, Pier. Non hanno tempo da perdere. Rivediamolo questo gol, importantissimo, che potrebbe valere la vittoria ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo ma anche la forza per reagire. Successo della squadra di casa. E questi sono tre punti che valgono oro. Hanno trovato il gol partita nei minuti finali. Mi sembra doveroso sottolineare l'atteggiamento di questa squadra. Non ha mai mollato, madre mia.
Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Ci colleghiamo adesso con lo stadio per la diretta della partita. Tutti gli occhi sono su questo calciatore. Alla media di un gol a partita nelle ultime tre, davvero notevole. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Gara che ha richiamato una nutrita rappresentanza di pubblico sugli spalti, è sicuramente una di quelle partite da non perdere per ogni appassionato di calcio che si rispetti. Un saluto a tutti da parte di Pierluigi Pardo, con me, come sempre, c'è Lelia Dani. Squadra a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica. Per la partita di oggi scendono in campo Repubblica Ceca e Ungheria. L'atmosfera è da brividi, ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Riescono a sentire il calore e l'emozione che si respirano qui sugli spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, quello del campo, quello che dice la verità. Comincia così la partita. Adam Noj. Attaccano a caccia di spazi. Occhio al tiro. Conclusione parata senza problemi. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Tre gol nelle ultime tre partite. Ecco il biglietto da visita. Occhio all'avanzata. Ottima chiusura difensiva. Lozek. Si libera spazio. Attento a qui il portiere che dice di no. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Pregevole l'intervento del portiere. Guadagnano metri. Rossa verso il centro. Prova a liberare, ma palla ancora viva. Lozek. Ottimo intervento del portiere. Fischia l'arbitro e manda le squadre a riposo al termine della prima frazione. Non ha inciso come ci si aspettava nel primo tempo, vedremo se si riscatterà nella ripresa. Non ha disputato un gran primo tempo, può sicuramente fare meglio. Il risultato al momento resta l'unica nota lieta di un match fin qui sottotono a livello personale. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Può essere il gol del vantaggio. Ottimo l'intervento del portiere. Attenzione al movimento dei compagni. Occasione interessante. Parata eccezionale questa.
alza la parabola, buona idea. Può essere il pallone del vantaggio. Intervento che vale quasi come un gol. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Occhio al corner. Tiro murato, palla ancora buona. Pallone che manca completamente lo specchio della porta. La posizione era super interessante, Pier. Tanta potenza per nulla. Cross in area. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Possono passare in vantaggio. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Rivediamolo questo gol, importantissimo, che potrebbe valere la vittoria, ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo, ma anche la forza per reagire. Fischia l'arbitro, gara che finisce con successo della squadra di casa, 3 punti importanti. 3 punti d'oro, Pier. E li hanno conquistati grazie a una prova gagliarda, cuore e muscoli. Il tecnico avrà sicuramente apprezzato, e anche i tifosi, che hanno accolto con un'ovazione il triplice fischio dell'arbitro. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. E senza dubbio l'eroe del match. Ha firmato il gol che ha dato la vittoria alla propria squadra a pochi minuti dalla fine. Andiamo a vedere i dati della partita e chi è stato il migliore in campo. Questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Diego e Giulia vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo episodio.